La situazione politica a Teramo resta ancora misteriosa. Le vicende relative alle problematiche degli edifici scolastici comunali, con polemiche annesse e connesse, hanno insabbiato l'argomento del futuro politico dell'amministrazione comunale. Argomento che, al contrario, fino al mese di giugno ha tenuto banco, come ricorderete, con riunioni di maggioranza, incontri con i dissidenti, consigli comunali saltati ed infuocati. Proprio dal Consiglio Comunale si riparte, perché non è stato ancora convocato e non se ne parla affatto per adesso. Dovrebbe essere l'assise civica della verità, questa volta la definitiva, in cui si approverà o meno il bilancio. E il nodo verte proprio intorno al bilancio e alla maggioranza. C'è o non c'è? Il sindaco per l'approvazione del bilancio avrà o non avrà i consensi necessari? Fondamentale allora scoprire se i tre noti ormai dissidenti, che per tutta l'estate hanno taciuto, saranno pronti a dare al primo cittadino il loro sostegno. Ci si aspetta quindi un incontro del sindaco con Mimmo Sbraccia, Vincenzo Falasca e Alfredo Caccioni. Ma il problema è anche un altro. Il sindaco potrebbe decidere di dimettersi entro il 15 settembre, data utile per potersi candidare poi alle elezioni politiche. Il sindaco Brucchi non ha mai smentito questa ipotesi. Anche ieri, in commissione, incalzato dai consiglieri di opposizione, Gian Guido D'Alberto in primis, non ha smentito l'ipotesi di dimettersi a breve. Dell'argomento si è parlato anche pochi giorni fa in riunione di maggioranza. In questo frangente, il consiglio di Futuro IN, in modo particolare, è stato quello di presentarsi in consiglio comunale per approvare il bilancio al fine di salvaguardare la città. E nell'ipotesi in cui non avesse i numeri, la città conoscerebbe i volti dei responsabili di una città al collasso, proprio per la mancata approvazione del bilancio. Perché l'arrivo di un commissario bloccherebbe ogni sorta di operazione che esula dalla normale amministrazione. Il compito del commissario è solo quello di mantenere i conti a posto, a costo di sacrificare i servizi per i cittadini. Il 15 settembre comunque alle porte, manca solo una settimana e presto scriveremo un'altra pagina della lunga storia di questa amministrazione.